E ciao a tutti farmer, ecco qua, spero tutto bene. Come avete visto sto dando da bere piano piano con il mio fidato secchiello innaffiatoio, che secchiello, ai cavoli dell'orto invernale, orto che ho piantato, come avete visto su Instagram, un bel po' di piantine, varie novità, ho bucato il telo, ma uscirà a breve un video. Se ve lo state chiedendo perché non uso un impianto goccia a goccia, è perché ho penuria di acqua, quindi devo un attimino con la pompa controllarla, non ho la pompa a sufficienza, però a breve risolveremo anche il problema della carenza d'acqua. Voglio raccontarvi però oggi che cosa è successo col coniglio. L'altro giorno infatti stavo pulendo la gabbia del coniglio e ho avuto la brillante idea, in verità è una cosa normalissima, di prendere il coniglio e momentaneamente metterlo nel pollaio con le altre galline. Il coniglio con le galline ci sta bene, fate conto che quel coniglio lì era nato, aveva vissuto con quelle galline lì, erano rimasti per credo un mese e mezzo nello stesso recinto. Vi racconto un po' com'è andata, perché mi ha colpito parecchio quello che è successo. Ero qua a lavorare, proprio a mettere giù i vari teli, ho messo naturalmente là il coniglio, tutto calmo per un quarto d'ora senza niente, il coniglio stava normale, le galline mangiavano, c'era acqua per tutti, c'era cibo per tutti, veramente una situazione idilliaca. A un certo punto vedo sento starnazzare le galline in modo abbastanza vistoso, vedo il coniglio che incomincia a correre nel perimetro del recinto in modo veramente disperato, ma veramente di corsa. Mi avvicino, arrivo alla porta, sto per aprire, il gallo bianco, che ha una stazza abbastanza grossa, gli salta in groppa, proprio come se fosse un rapace, quindi lo tiene schiacciato a terra, bam, una beccata sul naso e praticamente il coniglio è morto. E questa roba mi ha colpito perché oltre al dispiacere, ma la prima proprio sensazione non è stata il dispiacere, ma è stato oddio che cosa è successo, non sono riuscito a realizzare, anche perché il gallo è stato velocissimo, davvero ha fatto un salto, gli è saltato addosso ma l'ha schiacciato a terra. E effettivamente gli arpioni che ha il gallo sono abbastanza grossi, tenendo conto che è un gallo che almeno secondo me pesa 6 kg, 7, non vorrei esagerare, però pesa parecchio. E quindi niente, vabbè, ho preso il coniglio, insomma, era morto, gli ha dato un colpo unico. Non ho capito che cosa ha impaurito così tanto il coniglio, non ho capito che cosa, cioè, o meglio, forse ho capito, il gallo nel vedere il coniglio probabilmente correre così tanto si è sentito o ha visto le galline, l'ha scambiato per un topo, non so per che roba, c'è cioè proprio una biscia, no, non ve lo so dire, perché mi è capitato di vedere anche qua al podere una biscia che si stava avvicinando al pollaio, le galline erano libere, è arrivato il gallo, gli ha staccato la testa, letteralmente gli ha staccato la testa, l'ha preso e gli ha staccato la testa. Boh, non lo so, mi ha lasciato un attimino così, devo dirvelo francamente, non sto ridendo della sorte del coniglio, cioè vorrei essere molto chiaro, mi è dispiaciuto veramente un sacco, ma mi ha scioccato vedere la scena. Ora, qualche considerazione sull'avvenuto e soprattutto come evitare cose del genere. Considerazioni, le galline e i conigli possono stare insieme? Sì, senza nessun problema, ho un'esperienza appunto di parecchi mesi di vita insieme nello stesso recinto tra coniglio e galline, e molti di voi mi mandano le immagini appunto dove le galline stanno col coniglio, quindi sì, possono stare effettivamente insieme. Le galline, i galli sono animali pericolosi? No, è come dire i cani sono pericolosi, effettivamente un cane che ti sbrana può essere pericoloso perché sono dotati di comunque sistemi di difesa, però in sé non credo che una gallina sia più pericolosa di un cane. Credo che si difendano quando si sentono minacciati, quando si sentono in pericolo, e probabilmente in quell'istante il gallo ha sentito un pericolo. Non so dirvi se il pericolo è stato che il coniglio si è avvicinato
al cibo, anche se aveva la sua mangiatoia a disposizione. C'era cibo per le galline, c'era acqua per le galline e acqua per il coniglio, perché ho trasportato tutto là, perché pensavo di tenerla come sistemazione almeno per una giornata, mentre pulivo al meglio la gabbia e tutto. Non so che cosa sia successo. Dobbiamo sempre dire che però gli animali sono guidati dall'istinto, quindi non è che in modo razionale a volte fanno certe cose, a volte le fanno a caso. E questo qua probabilmente è un caso. Volevo raccontarvelo perché sapete che Matt the Farmer, secondo me, è il racconto dei successi e degli insuccessi, racconta la mia esperienza nelle cose positive e nelle cose negative, racconta come sto crescendo e di sicuro un domani, se dovessi mettere anche altri animali, un tacchino, un pavone o altro, starò molto ma molto più attento. Magari la soluzione migliore era mettere in gabbia il coniglio per una giornata, farli abituare e dopo, insomma, lasciarlo libero. Non ci ho pensato, ho dato per scontato che quei 2 mesi bastassero. Effettivamente non stavano 3 mesi insieme, quindi non lo so, è un insieme di domande. E qua venite voi, secondo voi che cavolo è successo? Ho qualche immagine del coniglio morto, non ve la metto perché è un po' brutta, perché proprio gli ha dato una mazzata, gli ha sfondato, cioè proprio, è brutta da vedere. Non ho voluto pubblicarla perché so che su coniglio comunque ci sono delle sensibilità da parte di varie persone. Mi sembrava comunque brutto un po' giocare sul fare un video dove ti faccio vedere l'immagine e avete capito, secondo me l'intento è più quello di capire che cosa è successo per evitarlo, non monetizzare su quello che è successo. Le galline comunque sono tranquille. C'è una sfida tra 2 galli, ora vi faccio vedere. Era già aperta, però secondo me quelli si livellano abbastanza bene. Sono dubbioso, ma proprio è una domanda che mi sta tartassando. Che cavolo è successo? Se potete aiutarmi qua sotto nei commenti, vi faccio vedere i galli. Allora, per capirci, i 2 galli che se la giocano sono questo qua, che è un araucana, gallettino, non canta ancora bene, sta incominciando a cantare, anche se vuole già incominciare a montarsi le galline, e il classico gallo bianco, che è il doppio, è veramente il doppio. Eccolo qua, questo qua è il gallo difensore assassino, effettivamente è un gallo direi ben dotato. Guarda lì che arpioni che ha, sono gli speroni. Ora questo, guarda, te li faccio vedere, sono praticamente, gli è saltato sopra con quelli, ma veramente in una maniera, cioè, ci sono rimasto, ecco. Castrato!